Buongiorno ragazze, allora sì, lo so, sono mancata per un pochino, però praticamente sono mancata perché non ho avuto assolutamente tempo e tra il lavoro, i bambini, sono venuti i miei, insomma, siamo stati un po' pieni e quindi non ho potuto registrare. In più, ho avuto un problema con questa fotocamera, che poi ho scoperto essere un problema relativo solamente alle pile, ma lasciamo perdere. Visto che comunque non posso andarmi a comprare adesso una fotocamera nuova. E quindi niente, oggi vi sto vloggando solamente per farvi vedere che non sono morta, che sono ancora viva. Oggi è martedì 30 giugno, io sono a casa, lavorerò domani. E è stato un periodo veramente, cioè, pieno perché ho finito addirittura anche il corso ad Arezzo almeno per ora, poi a settembre lo riprenderò. Alessandro sta piangendo come un disperato perché ha sonno. Aurora dorme, sono le 7:30 e la mia giornata inizia. Allora, ieri sono stata dalla pediatra, ho portato Alessandro dalla pediatra. E praticamente mi ha detto che pesa la bellezza di 8,1 kg ed ha 5 mesi. Praticamente me l'ha messo a dieta. Perché praticamente io gli davo 5 biberon di latte al giorno e lei me ne ha dati solamente 3. E in più a pranzo la minestrina. Stiamo iniziando lo svezzamento. Io sono disperata. Perché Aurora era diversa, perché Aurora non mangiava e tuttora comunque non è che sia una di quelle mangione esagerate. Invece lui c'ha proprio fame, quindi mamme che siete in ascolto, secondo voi se vedo che comunque ha fame, un biberon in più di latte per diciamo placarlo, glielo posso dare? Perché veramente, cioè, io ho paura che lui praticamente il pomeriggio, no, più che il pomeriggio, la sera. C'ho paura che la sera mi va in crisi, perché questo c'ha proprio fame, cioè non è che io gli davo 5 biberon di latte così, gli davo 5 biberon di latte perché lui aveva proprio fame, spesso è capitato che oltre al latte prendeva la frutta, quindi c'ha proprio fame sto mio. Ora non so come fare, vi prego se qualcuna mi può dare qualche idea. Perché non mi sembra neanche giusto rimpinzarlo di acqua col finocchio, insomma, perché la pediatra mi ha dato anche questa cosa, questa alternativa. Aiutatemi, per favore. Perché poi è troppo bello, cioè, a me fa pena se mi chiede a mangiare. Anche perché poi penso che i bambini così piccoli poi piano piano crescono, si regolarizzano e ci avranno tempo di mettersi a dieta. Quell'altra non mi mangia niente, è secca come inchiodo, eppure vedo che è cresciuta. Lui crescerà uguale anche con qualche chiletto in più, no? Voi che dite? Vi prego, mamme, mamme in ascolto, aiutatemi. Buongiorno! Buongiorno! Niente, si è svegliata anche lei, adesso andiamo a fare il lattonzo. Il lattonzo ad Aurora. E niente, abbiamo fatto un cambio praticamente. Alessandro l'ho rimesso nel letto a dormire almeno un'oretta, perché lui praticamente ha la sveglia alle 6. La sveglia incorporata alle 6. E quindi sveglia tutti quanti. Allora l'ho messo un attimino a dormire in maniera tale che dopo, quando si sveglia, gli ritorna a mangiare e poi andiamo un po' ai giardini. Ci andiamo ai giardini? No, perché ieri mattina ce la volevo portare, ma alla fine non ci siamo riusciti perché dovevo fare la spesa. Invece stamattina possiamo andarci tranquillamente. E niente, adesso mi metto a fare il latte all'Aurora con Nesquik. Se no, non si fa colazione, vero? Qui, se la mattina non ci si sveglia e non si fa colazione, si muore.
Bene, sono esattamente le 10, Aurora è pronta, adesso mi vesto. Facciamo piano, che c'è Alessandro che Allora, eccoci pronti, eh? Adesso vado a fare il latte Alessandro. Sentite, una domanda, ma secondo voi, visto che il 19 di luglio ho il battesimo di Alessandro, secondo voi i capelli lì mi ci faccio fare la piega liscia in maniera tale che non li taglio e quindi mi continuano a crescere, oppure li taglio un attimino e... Cioè, ad esempio da questa parte, da questa, mi rifaccio il taglio come quello che avevo 2 anni fa, ma non lo so, sono un po' indecisa perché non vorrei tagliarli di nuovo, devo essere sincera, però mi rendo conto che così non ci posso andare, cioè così veramente vanno dove gli pare a loro. Ora per uscire così, ok, però insomma.
è pur sempre il battesimo di mio figlio. Vabbè, comunque, quel giorno non so se riuscirò a vloggare, perché non tutti sanno di questa cosa dei video nella mia famiglia. E poi comunque ci sono alcuni miei amici che lo sanno, che non vogliono essere ripresi per motivi loro, eccetera. Quindi mi sa che lascerò perdere, semmai farò qualche fotina così. L'outfit è semplicissimo, ho questa magliettina qua, che è una maglietta che ho preso dal cinese miliardi e miliardi di anni fa, i leggings, aspettate che vi faccio vedere dallo specchio, leggings a pinocchietto, i leggings a pinocchietto e le mitiche scarpe da ginnastica del Decathlon. È veramente l'outfit da mamma questo, cioè comodo e allo stesso tempo carino. Non guardate il mio fisico, vi prego, perché veramente, cioè, mi faccio schifo da sola, non riesco a calare il netto, sono disperata, non sto mangiando niente. Allora adesso faccio il latte a Alessandro, poi lo sveglio, gli do il latte e andiamo ai giardini finalmente perché sono le 10 e un quarto. Gatto. Ragazzi, rieccoci. Niente, diciamo che siamo andati ai giardini, abbiamo pranzato e tutto, però non vi ho vloggato perché comunque ai giardini mi sono messa a chiacchierare, eccetera. E poi, vabbè, sono successe un paio di cose. Mi sono un po' destabilizzata, mi sono un po' destabilizzata, quindi ecco, penso che per oggi il vlog finisce qui, nel senso che non penso di mettermi a fare altro di particolare. Tutto è nato quando sono andata al bancomat e non mi ha fatto prelevare il bancomat, quindi da lì poi c'è stata una serie di cose. Vabbè, comunque non è questo il luogo. E niente, io adesso mi vado a buttare sul divano insieme a Aurora e penso mi faccio una dormita, perché sto veramente, cioè, è la classica giornata da dimenticare. Poi domani vado al lavoro, quindi si ricomincia un po' il tran tran, e niente. Io mi dispiace, spero comunque stamattina di avervi lasciato con un qualcosina, diciamo, almeno vi ho fatto vedere che sono ancora viva. Vi girerò appena posso, spero, perché sto praticamente riempita di prodotti terminati di là in camera. Ho i prodotti terminati di 2 mesi, di maggio e di giugno, quindi pensate un po' voi. Spero di caricarvelo il prima possibile, cioè di girarvelo il prima possibile in maniera tale da caricarvelo. E se non lo girerò oggi pomeriggio, lo giro domani mattina, insomma, ora vediamo un attimo. E niente, spero di riuscire a tornare a farvi qualche video il prima possibile. E niente, vi mando un bacione e insomma, se scompaio non è perché voglio scomparire, ma perché ci sono altre cose che mi prendono e quindi niente. Abbiate pazienza, perché poi non andrò neanche in vacanza io perché devo lavorare, quindi non vedrete cose particolari. Cioè, spero nel prossimo periodo di portarvi a qualche fiera, non lo so, visto che sto in un paese qui vicino ne fanno tante. E niente ragazze, io comunque vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!